Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in enorme differita questo video su YouTube e vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta qui su Twitch tutti i giorni dalle ore 18. Ragazzi, ci trovate sempre qui anche con Genshin Impact. E oggi appunto partiamo con le solite due ore di Genshin Impact e andiamo avanti nella storia, perché ora, cavolo, ci devono dare qualcosa. Ci devono dare qualcosa. Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? Cioè, dobbiamo iniziare a parlare con sto Sarkon, cavolo, e vedere che cavolo succede, perché non credo sia così semplice sta regione. Quindi, quando inizieremo a combattere, secondo me ci dobbiamo potenziare prima di iniziare a combattere. Però, vabbè. Fino ad allora, vediamo un po'. Mm-hmm. We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. Alleva cosa? Cosa alleva, bimbi? Cosa posso fare per voi? Ok, sì, facciamoci qualche domanda, su via, su via. Le farfalle serviranno sicuramente per qualcosa. Come tutto nel gioco, alla fine prendi tutto perché prima o poi ti servirà tutto, quindi... ciao Tris, buonasera. Quindi prendi qualunque cosa esca, va bene comunque. Con piacere, sebbene siete forestieri, ci avete aiutato a risolvere uno dei più grandi misteri di Fontaine. Va bene. A proposito di acqua del mare, vediamo se ci dice qualcosa. Ok, infatti, effettivamente, che cos'è l'acqua del mare primordiale? Posso solo supporre che Vasher e i suoi simili ne abbiano imparato la natura e l'esistenza solo dopo estese ricerche. E quindi l'hanno ricreata praticamente. La superficie di questo pianeta ospitava un mare speciale. La natura dell'acqua era piuttosto diversa dal mare che conosciamo oggi. La maggior parte delle forme di vita dei Vat è nata da quel mare speciale. Si può dire che all'epoca nutrisse la maggior parte della vita sul pianeta. Ok, niente di anormale. Ma oggi il mare primordiale non esiste più sulla superficie del pianeta. Quello che Vasher ha scoperto deve essere stato una specie di caso speciale, un rimasuglio di un'epoca davvero antica. Cioè, perché mai il mare primordiale, conosciuto per aver nutrito e coltivato la vita, ha stravolto improvvisamente la sua natura e ha iniziato a divorare la vita? Questo non combacia con la mia comprensione di questo mondo e delle sue leggi. Devono esserci ancora dei segreti riguardo la gente di questa terra. Giustamente. Certo, abbiamo un casino di domande ancora da farti. La profezia. Ah, vero, che comunque su Fontaine c'è la profezia che all'improvviso tutti diranno ciao. Quella secondo cui i livelli del mare si alzeranno e tutti verranno dissolti in acqua, lasciando Furina a piangere da solo sul suo trono. Ma i peccati della gente verranno finalmente lavati via per sempre? È un riassunto adeguato della versione che avete sentito voi. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this... Si dice che la profezia abbia radici nelle ultime parole del precedente Archon di Hydro, prima che passasse a miglior vita. Due parti della profezia si sono già avverate. Il livello del mare si è alzato e alcuni abitanti di Fontaine si sono dissolti. Ah, questa è la prima parte. A proposito della profezia, anche Furina sembrava crederci. Ha raccolto informazioni di diverso tipo da tutti i Vat proprio per questo. Se ciò che si dice è vero, allora forse questa profezia è il rompicapo lasciato a Furina dalla sua
Antesignana. But with Farina being the way she is, is there anything else you'd like? Comunque per me Furina nasconde qualcosa di grosso. Cioè, ho come l'impressione che non è lei l'Arcon. Però boh, questa impressione. My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. So when Linny told us that he heard a human... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. Allora, il riassunto dice che praticamente che gli hanno chiesto del principe, Tartaglia, e lui ovviamente dice che non sono ancora finite le indagini, quindi non sa ancora niente. E, però di solito, come lo chiama, l'oracolo? Non mi ricordo più. Comunque quella cosa, che non mi ricordo, ha quasi sempre ragione. Ma perché è tutto fondato su questa cosa che dovrebbe essere divina. Però è strano che, come il mago aveva sentito quella voce nella stanza della... oratrice, ecco. E quindi pure lui sta iniziando a sospettare che ci sia qualcosa. In ogni caso, sono propenso a credere che l'oratrice abbia una metodologia tutta sua, solo che non abbiamo abbastanza informazioni. Ma data la reazione di Furina, dubito che avesse idee di ciò che stava accadendo. Tuttavia è riuscita a superare la situazione con i suoi collaudati e drammatici trucchi di spavalderia. Se abbiamo sbagliato a condannarlo per reati che non ha commesso, lo risarceremo nella misura massima consentita dalla legge. Vabbè, vedremo. A proposito di mia sorella, mi dispiace, non ho mai visto nessuno che corrisponda a questa descrizione. Se ha mai messo piede a Fontaine, sicuramente avrà seguito le nostre leggi alla lettera e non aveva alcun motivo per presentarsi sul palco dell'opera. C'è anche un'altra domanda che vorreste farmi? Assolutamente no. Ho fatto tutte le domande, giusto? It was my honor to provide you with what it will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind. You really are super busy, Monsieur Nevelette. Crime and villainy do not have the day. Il crimine e la malvagità non risposano mai, e anche la giustizia lavora 24 ore al giorno. Vabbè. Che ha smesso di piovere. Panorami che vi faccio vedere. Ok, perfetto. Perfetto. Ma che è quella roba strana là? Ah, questo ci dava mora. Ok, infatti 10.000 di mora. Voglio combattere contro sti tizi. Voglio vedere come siamo messi. Se siamo messi veramente male, oppure l'impressione mia. Pure secondo me siamo messi abbastanza male. Perché contro questi devo consumare praticamente tutte le mosse. Manco li tiro giù tanto facilmente. Thank you.
In realtà sono solo lunghi da fare, non mi fanno tanto danno. Almeno questi. Almeno questi. Ok. Andiamoci a vedere un po' che missione dobbiamo fare. Ma secondo me ci mettiamo a fare missione secondaria. Su via, dai, su via. Ecco, siamo bloccati. Cosa dobbiamo fare? Completa il capitolo dell'Acer Palmatum. E chi è Acer Palmatum? Oh, il problema è questo, devo trovare... È una pianta addirittura. È una storia. Che tra l'altro non posso fare, mi sa. Non ce l'abbiamo proprio. Non ce l'abbiamo proprio. Kazuha dice. Come si sblocca, voglio capire. Non lo so, perché di solito è... ne fai una e te la sblocca. Ti sblocca quella successiva. Ognuno ci si chiama in questo modo. E dovrebbe essere la storia di Kazuya, che io non c'ho proprio. Ah, ok, quindi complete le missioni preliminari. Ci saranno delle missioni preliminari che ancora non ho fatto in quelle. Mentre invece in queste le ho fatte, quindi la posso fare. Quindi la posso fare automaticamente. Il problema è che dobbiamo trovare... Come si sblocca? Dove si sblocca soprattutto? Ok, sulla pianura un'ombra purpurea. No. Biacco. Vediamo un po' se ce l'abbiamo, perché dovrebbe essere una missione secondaria. Allora, non può essere questo. Perché la missione è storia. Quindi questa è in Azuma, non ci interessa. Questa è di Fontaine. Questa è Voragine, questa è Ryu, questa è in Azuma, questa è Ryu, questa è Sumeru. Sumeru. Uccello a vapore, non ci interessa. Vabbè, andiamoci a sbloccare prima... Katrin? Si chiama Katrin la tizia che incontriamo in città, vero? Ok.
Ora, vediamo un po' se abbiamo qualche altra missione qua. Certo, Kazuya dobbiamo cercare. Qua i fabbri usano una particolare fucina. Ho sbloccato questa cosa. Ok. Sì, sono condannato alla Jadris. Invece che ci abbiamo più? Forgiassi, vediamo se ci abbiamo qualcosa. È normalissima per il momento qua. Allora, andiamo qua. Ci interessa proprio. Ma questa della pizza non l'avevamo già fatta. Vabbè, andiamo a vedere questo che cosa ci dice, dai. Non riesco a trovare questa missione. Perché qua dice... sulla pianura un'ombra purpurea. Tu e Paimon passate accanto alla pianura di Biacco durante il vostro viaggio. È lì che si sblocca. Però no, se la troviamo sulla mappa. Non so dove sia. Anche che vedo qua, forse zona ancora da... Ah, cioè abbiamo tutta questa zona da scoprire. Qua non c'è un nome. Sì, Biacco... Però con la Y e le K. Ciao Umbe, buonasera. Infatti è in Azuma, ma com'è possibile che sia in Azuma? È là che incontriamo Kazuya. Ma sul serio? Sì, Biacco, scritto così, sì. Allora vediamo in Azuma. Anche perché qua non credo che ci sia qualcosa di utile.
E il bello è che qual è la missione? C'è una missione. Vabbè, a questo punto vediamo sulla mappa. Ma è in Azuma, la città dove la regione dove stavamo prima, quello con i fulmini. Konda. Città di Konda. Dove cavolo sta? Villaggio di Konda, eccolo qua, pianura, eccola qua. Quindi trasportiamoci qua. Dice di sconfiggere qualcuno in questa pianura. Allora, mettiamoci il puntino. Tipo qua. Mostra nella navigazione. Niente. Ciao, 17 pago. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Infatti questa è una missione che ci dà direttamente la storia. E io dove lo prendo a sto tizio? Se sta solo vince 2-1 addirittura. Allora, cerco con precisione questo per andare avanti a Fontaine. E vabbè, prima o poi. Questo. Ah, ma non ce l'abbiamo proprio di Fontaine, ora che ci penso. Perché noi abbiamo questi due che sono di Naida, di Sumeru. Volevo fare questo. Lascer Palman, però non so dove cazzo trovarlo. Perché è una storia, a quanto ho capito. La storia di un personaggio. È Kazuha, però non so dove sia. Quindi stavo vedendo, ma stavo cercando, ma ho sbagliato a cercare, sto cercando come farla, ma devo capire come sbloccarla prima di tutto. Tra l'altro non c'è una missione di Fontaine. Non c'è Kazuha. A meno che non è uscito adesso. Perché non l'ho mai incontrato. Se non ricordo male.
Quindi non posso averlo dalla storia, giusto, se non l'ho mai incontrato. Ah no, eccolo qua. Cavolo. Ah, vero, quello l'ho incontrato a sto tizio. Allora, devo fare prima Imperatrix Umbrosa. Questo è 8-1. Eccola qua. Allora. Ah, ma comunque ti escono sempre, anche se non conosco il personaggio? Comunque quello l'abbiamo beccato. Al di là di tutto. Al di là di tutto. Vabbè. Berardi. Tenryo Commission won't assist in dealing with the thunderstorm. The consequence... It's not that we're unwilling to do our part. We just don't have any spare hands right now. I hope you can under... Exactly. So let's keep the discussion going and see if we can find a solution. Hey, Toma! What's going on? Ah, hello you two. We were just talking about what an impact you've made... I'm in giro. Thank you both again for delivering Miss Hiragi's letter that time. Ah, so they're friends of yours. I'm Master Kamaji's servant. Call me Ippe. Well, the Tri-Commission's work used to consist of gathering information for the Shogun and carrying out any duties she assigned. But recently, she announced that she wishes to spend some time in solitude and self-reflect. We all understand if the Shogun needs some quiet time to gather her thoughts. The yep, that's the one. And all the time it's been there, the storm has never changed in shape or... What? So her will's changed and she wants to destroy. Sarebbe un po' infantile. Yeah, you're right. If she really wanted to get revenge. Poi tra l'altro qua manco a farlo apposta, sono dei tuoni allucinanti. I don't think you need to worry about that. Si prepara tempesta. Never known the almighty Shogun's will. Considering Liyue's god left not too long ago, it's hard not to take it as a bet. A lot of people now believe that the thunderstorm is getting wilder because the almighty Shogun. Right. So before rumors start spreading, Miss Kamisato got me to come here and... Unfortunately, the reality is that the Tenryo Commission is facing huge internal inst... The Kujo clan is still awaiting the Shogun's trial for colluding with the Fatui and nearly destroying the whole of... Everyone knows that a change of commissioner is inevitable. It's just a matter of time before the Almighty... To put it simply, no one will take orders from the Kujo clan anymore, but... È successo un macello, comunque. If Mr. Takayuki was in better health... Yeah. My lack of ability is to blame. Questa ragione. I failed to uncover the truth in time. I failed to stop my father. Don't blame yourself, Master. You have to at least keep your chin up until your older brother returns. Yes, you're right. Masahito has enough on his plate. Okay, Toma, let's revisit this discussion in a few days. Right now, I need to go visit Takatsukasa Susumu, head of the Takatsuka. I suppose. Well, okay. Praticamente stanno cambiando tutti, tutto. E in più ci sono dei disordini. Macello. No need. I'll handle this by myself. Oh, okay. If you think about it, both the thunderstorm e poi c'è sta tempesta. The issue with the Tenryo Commission have been caused by the Shogun's decision to take some time off, right? Io mi stavo concentrando prima di tutto a finire la storia principale e poi magari metto a fare le missioni secondarie. Secondarie, storia o quel che sia. Però arrivi a un certo punto che comunque devi fare per forza, ti costringe a fare per forza quelle là secondarie o le storie dei personaggi come in questo caso. Anche se io volevo continuare Fontaine, ma non me li fa continuare. Cioè non esiste proprio. Almeno per ora. Ti sono nuovamente debitore, eh? Voglio vedere quanto mi paghi. Cioè.
Ok. Iniziamo a togliere questo vaso d'acqua. Qua dentro non posso andare. Brutte persone, brutte persone. Ma che ti arrampichi? Su via. Questa manco è. Ah no, è lei. Ah, si chiama così questa. Yaimiko. VIP shrine visitors during downtime. So I suppose you're here just to visit me. A dire vero, una cosa da chiederti. I saved your skin. Abbreviamo. Then again, I suppose your frankness is part of your charm. So tell me. We heard the Shogun decided to take a break, and since then the rumor has it that the thunderstorm is affected by the Shogun's. All right. There's little purpose in keeping anything hidden from you anyway. Quale sarebbe questa verità? In seguito al vostro scontro, la Shogun vabbè, quella. È apparsa molto turbata, anche il suo carattere è cambiato. Difficile a credersi. Ah, il suo potere era già in declino e tu gli hai offerto, inferto il colpo di grazia. Ottimo. È andata in depressione, praticamente. Ok. Without desserts and books to console herself with, she was so angry. You expect us to believe that a god would do? Non ti credo. Before you get too indignant, consider the fact that your concerns sound every bit as non. A seeks eternity. To her, mortal lives come and go in the blink of an eye. Of what consequence to her are mortal I don't know the details. She said she wanted to rest. Ah, mi ha solo comunicato il suo desiderio di riposare. Ok. Forse ha solo bisogno di uscire da lì. Fallo per il popolo di Inazuma. Gli mettiamo proprio la pressione addosso. Here is the pass permit. Show it to the Okuzumeshi. Thanks, Miko. My question was in jest, but since you answered it in earnest, please. Oh. And don't forget to return the pass permit to me. The almighty Shogun has requested solitude. No visitors allowed. Sei incazzato, sto tipo. Don't be ridiculous. Lady Guji never gives her pass permit to another person. Azzo. Not even esteemed travelers. Guji Yai is only authorized to hold that pass permit because of the trust that the almighty Shogun. Wait. This is. Ma questo è autentico. Ma cosa è autentico? Non c'ha niente in mano. Chiede pure amico. Then as the Shogun. Apologies. Please proceed. Since the Shogun is resting at this time, please be especially respectful and make sure your behavior is impeccable. Dobbiamo parlare o combattere? Come le fate entrare? Dalla porta. Gli intrusi verranno immediatamente eliminati. Non è così, l'uso della forza è stato proibito. Ogni modo andate via, non disturbate la mia solitudine. Va tutto bene? I burattini hanno bisogno di riposo e tranquillità. Sono tutti preoccupati per te e vorrebbero vederti. Va bene. In my current state, Eve, I am currently unwilling to deal with any. It has been forbidden. È proibito. Non fatemi dire altro, per favore.
Stai avendo dei problemi? Ne è passato il tempo, ora ci parla Ei. Accomodatevi e venite pure da me. E ci risucchia nel suo mondo. Ok. Parliamo con lei. It's not your first time. I don't see what there is to be so alarmed about. È rotta. La Shogun è rotta. Pensi di aggiustarla? Ho solo disabilitato temporaneamente molte sue funzioni. Al momento la Shogun non è in grado di occupare nulla, vabbè. Quindi è tutta opera tua. Ma Shogun, quindi si dice. Non lo ricorderò mai tanto. Sei troppo severa con te stessa. Giustamente, quindi la tempesta è fuori controllo perché con le funzioni della Shogun sono state disabilitate. Poi non ha capito. Ovviamente lei non lo sapeva. Questa non sa nulla. Non sa mai nulla. È l'inverno che si sta avvicinando. Semplice di guidarla così. To reach an ilk, If everyone sees that the Shogun is in good health, and who knows? You mean leave the plane? It's unnecessary, as far as... Vediamo se esce da qua dentro. Since the theme of the day is a change of pace, you can just... What? But you're just Ace consciousness. I have my ways. I would never subject myself... Oh, great! Tour guides? Cosa sono le guide turistiche? Ah dai, glielo spiega pure. Quindi si rimpossessa del suo corpo praticamente ed esce fuori. Esce a fare una passeggiata. Va bene, facciamo una passeggiata. Devo fare un'altra missione per fare questa. Una pizza di una terra lontana. L'abbiamo vista prima, vero? Quella della pizza. Dove sta? Ecco qua. Eh sì, ne ha saltato un bel po'. Che poi tra l'altro gira e regge sempre pizze. E poi come l'altra volta la pizza con col no, non era il formaggio era più o meno decente, c'era qualche altra tipo frutta sopra. Vediamo dove sta. Vabbè. Lo so, la pizza è buona, ma non quella che fanno qua dentro. Certa roba strana. Ci penso io. Oh,
Ste Anna, poi danno sempre fastidio. È una cosa allucinante. Ma ce l'abbiamo già, vero? Ok. Una pizza fatta negli ingredienti locali di Nazuma. Questa pizza sembra piuttosto buona. Se non è male, verrà inserito ufficialmente come nuovo piatto. E ora voglio vedere che roba è. Ma non ce l'abbiamo? Non è questo. Un tosto con i pesci? Vabbè, basta, non voglio manco saperlo, guarda. Non voglio manco saperlo. Ok, parliamo con questa, vediamo dove ci porta. Ci porta a mangiare la pizza, tipo. Oh, is this the marketplace? It's a far cry from how I remember it. Oh, the stores have changed, and so have the vendors. Ha un po' di secoli che sta rinchiusa. It's the Shogun. What is the almighty Shogun doing here? Ah, per dire sta frase. Era Rie quella che aveva la missione da fare. Quindi solo per dire sta frase. Secondo me stanno esagerando. Attraverso il mondo mortale. Accompagna a fare una passeggiata per la strada. Ok. Giustamente, non ha soldi nemmeno questo appresso. E la supera. Ecco, cosa intende con neanche tu? E la supera ormai, se ne va. Cosa vendi, amico? Cibo, ovviamente. Dagli cibo gratis e basta. Ah, dobbiamo aspettarla. Ok. Shogun, I It's all right. Relax. I'm just here to look. Could you tell me about the items you're selling? Sì, cosa vendi? I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango and milk and so on. Latte, mi sembra un po' strano come cosa. Ma è sicuro la mia specialità. Many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them, so my idea was to create some new combinations to give customers. Ah, è giusto, vendi quel che cazzo ti pare, che te ne frega. For example, my latest concoction is latte e dango. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. The focus is not just the taste. Non mi sono concentrato solo sul gusto, ma soprattutto sulla consistenza. Oh, dango with milk. I'm sorry, Shogun.
I've got no bone. I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the Eternity is some... Huh. Why do I feel like she's different than I... Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some, but there were more than I had use for. E giustamente, ecco qui come sono nati. Ne aveva troppi, non sapeva che cazzo farne. E l'ha buttata nel latte. A chance combination. Hmm. Interesting. The Almighty Shogun wants to try? Anche voi due dovreste fare lo stesso. Hmm. Nice. It's sweet. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating. Hmm, it's a little bit like porridge. But the resemblance is all anyway. I'm very glad you approve. E abbiamo scroccato. I imagine that an item as delicious as this dango milk. Well, I won't lie to you. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an nessuno vuole provarlo. Rates it highly. I'm not saying the Almighty Shogun has unusual taste. Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro commission. Eh sì, ma se lo fai con uno vuol dire che lo devi fare con tutti poi. Su cazzi tuoi, eh. That's too much. Is it? I just want them to try it. It would be a... Quindi faccio i dolci? I've heard that most humans like desserts, so it's not unusual that I should enjoy them too. There's nothing like dessert for improving one's mood. By the way, Miko mentioned that she founded something called the... The light novel. She's always bragging to me about it, but it's difficult for me to really... Sure, let's go... Ok. La casa editrice addirittura. Fumetteria, no? Shogun, what brings... No, not at all. Apologies, I still don't quite... Vuole analizzare i bilanci, le armative delle pubblicazioni, a testare le misure antincendio. She just wants to browse your books. The Almighty Shogun wishes to... Yes. The Yai Publishing House's novels are mostly targeted at the general public. I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and... In principle, you're absolutely right. It's... It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. Well, there are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. Don't take them too seriously. Okay. Ho sottovalutato la difficoltà di questo materiale? Conosco le singole parole che compongono i titoli dei libri e non capisco come mai non abbiano senso per me così combinato. Per esempio, il vantaggio principale nel reincarnarsi in un Illicurch è che mi basta mangiare tramontini per diventare più forte. Troppo lungo. Narrative device. Ma tu lo sei inventato. Made up? E quindi non è vero? E a cosa serve allora? Una storia basata sulla realtà come può risultare credibile? Non basata sulla realtà come può risultare credibile? Inoltre sono quasi certa. Vabbè, ok. Non ha capito un cavolo, dai. Ok, glielo riprendiamo noi i libri. È il viaggio che conta, non la meta. Ma sul serio dobbiamo leggere, cioè...
il libro per sceglierlo. Sperano le dofine. Il primo libro io gli ho consigliato, se me lo fa scegliere. La storia sulle arti marziali. La vita mi ha fatto combattere, ma io volevo solo scrivere. Tipo Massimo Ranieri, vero? Che fece... Faccio il cantante solo perché non so notare. Does he have plans to visit Inazuma? If so, I will instruct one of... He's a fictional character. He doesn't exist. What about the antagonists, though? Don't you... The antagonists? You mean all the people who behaved foolishly? What can I say? A doesn't seem... So what do you think of... Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself. Ciò che mi ha colpito maggiormente questi libri non è tanto il contenuto in sé, quanto il fatto che evidenziano l'effetto del trascorrere del termo su Inazuma. Quando ci si isolarmi nel piano del Eutimia, non esisteva la casa editrice Iae, né circolava uno storico di questo genere. Per esaudire i miei desideri, la Shogun fece del suo meglio per creare una nazione eterna, una che in teoria sarebbe dovuta rimanere inalterata nel corso del tempo. Il fatto però è che sia il cibo che le storie sono cambiate nel tempo. I cambiamenti sono inevitabili, amica Frizzi. Non sono d'accordo con quel che dici. Se fossimo ancora nel piano dell'Eutimia, avrei risposto così. Ma la verità è proprio qui, davanti ai miei occhi, e non posso negarla. Siamo qui solo per divertirci. Com'era con precisione? Canto perché non so notare? O non so notare, quindi canto, una cosa del genere. Poi era uno spettacolo. Se non mi sbaglio, se non ricordo male. Gli dobbiamo fare la foto? Trovo tutto ciò imbarazzante. Provano una grazia del solenne. Va benissimo. Dai, facciamoci questa foto. Scatta foto. Fighissima, dai. Va bene. A posto. No, no, dicevo, come si chiama proprio la cosa che... Non mi ricordo se era uno spettacolo, ma doveva essere uno spettacolo. Il titolo dello spettacolo, se non mi sbaglio, era così. È solo un'immagine di... I thought it would turn out the pose is exactly the same and so is the scenery. That's what makes it so special. Canto perché non so suonare, ok, proprio così, notare, ecco perché. Still struggling to understand. So the one in this, if it's... Che memoria, che memoria. Okay, that's right. Of course I do. It was so then, well, I'm still me. There is my exist. Ma le storie sono sempre così pallose, giusto per capire. O è capitato? How can I add everything I based on what I have, but it would be incorrect to conclude from this that the Inazuma of today, both the Vision Hunt decree and the statue of the omnipresent god were conceived as a means of bringing about. Bello che non dice niente di nuovo. Non è che dice, vabbè, ne so, una parte della storia figa. Perhaps. Un'aggiunta alla storia principale, non so. Master Kamaji,
Ah, forse succede altro. Ippei. Come mai so sta cosa? Che so tutto, bimbi, so tutto. Ah, it's you. I... Huh? You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry. I'm not here at the moment. It's okay. Justamente. I'm not here to see him. Yes. In fairness, he does have a habit of taking... But for some reason, today... Kujo Kamaji. That's right. Apologies, since the head of the clan is in poor health... Ah, ok, forse dobbiamo andare a trovare suo maestro ora. Sconvolge tutta la storia. Il colpo di scena. So, Master Kamaji decided to enter... Surely they would be discussing something like... Actually, they decided to hold this one elsewhere. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. I believe the Takatsukasa clan have some kind of base there. Takatsukasa. Another familiar name. Yes, yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand. I've searched all over the city. He really hasn't returned. Yeah, I thought of that possibility. No, no need. I'm probably... I'm only a lowly servant. I'm not as smart as Master, so I can't really share... Prima ci fa... due scatole così, dicendo il maestro, bla bla bla, bla. Vabbè, ma andiamo a controllare. No, no, forse sono io che sto esagerando. Vabbè. Ben detto. Salire. Mi piaceva prendere questo. Livello del gruppo 71, quindi qua ci massacreranno proprio. Vabbè. Vediamo come va. I can't think of a reason anyone would want to build a structure like... Forse per non essere scoperti. Percepisco qualcosa fuori posto qui, un pericolo. We should proceed with caution. The Kujo... Ah, ma c'abbiamo pure lei, ok. Oh, cosa fa? Oh, giustamente elettrico. Spada dove l'ha tirata fuori? Ho visto io male? Aspetta, voglio riprovare. Cosa? No, vabbè. Cioè, ma come hanno pensato una cosa del genere?
perfect distance. Let's get down to business. There's more. Sì, se non ci fosse stata quella comunque avrei fatto molta difficoltà. Ancora. Ah, sul serio. Si è affettato, l'hai detto un sacco di volte, poveretto. No, in realtà no, perché probabilmente sono indistruttibili. Che musichetta. Vedo queste cose si rompono. Ah no, questi mi danno elettricità. Ok, amici, tutto bene? Come va la vita? Oh, è 5, cavolo. Non gli faccio danno? Ok. È l'altro questo. Bravo. Allora, recuperiamoci un po' di energia. Nel frattempo che dimentico.
Hey, you win. Ma cassa? No. Eccola qua. Scendiamo. Ok. Ciao Georgia San, benvenuta. Shogun, what are you? Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is. Tra l'altro, lui ci pensa, è sempre questo che dobbiamo andare a salvare. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryo Commission recently. Really, it's nothing worth the almighty Shogun worrying about. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Taci? Così? Silence? Descendant of the Kujo. Cazzatissima. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt decree, including all the recent misconduct. All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa. Un fatto peggio? Cosa avrebbe fatto? Claiming they stood steadfast all along. Avrebbe distrutto qualunque cosa. These are all. Says who? Why, you two-faced? You're going. I'm just stating the facts. Sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make them. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light and try to make me sign it under duress? Ah, sembra due bambini che litigano, dai. You're not under duress, we're just negotiating here. You've complete. I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say can be trusted. You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become... Purtroppo per fare... Do I understand this correctly? Per fare l'Archon di Fontaine devo... Cioè per andare avanti nella storia presumo che debba fare prima questo, non lo so. L'unica missione che potevo fare per andare avanti era questa. Anche perché ho lasciato indietro non so quanto, tutto praticamente. Sorry, a duel with the almighty Shogun? The first Tenryo commissioner demonstrated his will with the blade in his hand. That is why the title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to appoint a new clan, then naturally, there must first be a new duel. No, sono molto avanti con la storia principale, soltanto che le storie secondarie o le storie dei personaggi non le ho fatte proprio, quindi... Volevo andare ancora avanti, ma purtroppo arrivo a un certo punto. Here you are talking about offering your life, and yet you are too afraid. Well, never mind. What about one of you then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not? Ma chi è che ti sconfigge, scusami? Solo io posso sconfiggerti. Does not a single person dare to face me? Ma va? Io?
I will challenge you, Almighty Shogun. Descendant of the Kujo clan. Regrettably, even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. Mama. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's legacy in the Tenryou Commission. Even when I was executing the Vision Hunt decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong, but that was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I've... Sì, ma... cioè, un po' di... su col morale, dai, non piangere. For someone of your strength, there is nothing... Yes. I'm too weak. My father ignores me. My elder brother... Sono un debole, mio padre mi ignora. Mio fratello non intende aiutarlo. A volte perfino il Pei deve mettermi in riga. Però sfido la Shogun. Mi sembra ovvio. It is just as the Shogun said, a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamachi, end the story of the Kujo clan in the same... This is my last chance to do something. È la mia ultima possibilità di fare qualcosa. Come forward. Quindi? Che senso ha tutto questo? Lo facciamo vincere? The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Almighty Shogun. Ah, è andata bene, dai. Vai che ce la puoi fare, vai che ce la puoi fare. Ciao. Ciao. Purtroppo non ho più missioni dell'Archon di Fontaine. Proprio non ne ho più. E quindi devo fare le altre principali. Per fare le altre principali devo comunque fare la storia di Raiden. Non so, sono arrivato a fare le due cause di Fontaine. Non so se è la fine, non credo che sia la fine. Con l'arco non ci ho mai parlato praticamente. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage. Si sente casino per caso? Che stanno sattuonando da far schifo qui. Yes, of course. I apologize. I'm sorry. So I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryou Commission. Ah, oh, ma finisce così, Pago. Ah, ok. However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for in the meantime. Pensavo che avevo bloccato qualcosa, cioè ancora non avevo sbloccato più che altro qualcosa. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the almighty show. Ma io sono andato proprio avanti, Giorgio, cioè proprio dritto per dritto, come se non ci fosse un domani. Anche perché le storie dei personaggi alla fine, ripeto, non danno niente in più e sono pallose, onestamente.
Only next... Understood. Thank you, Almighty Shogun, for... That will do. I will have the Okuzumeshu continue... Come with me. Poi sono messo manco a ragionare sui personaggi, sui personaggi che trovo e basta, senza manco ragionarci più di tanto. Proprio perché volevo finire la storia principale. Ciao, non ho volante. 2-1, è finita? Che sei già qui? O ti sei proprio scocciato e hai spento la Novolante? Manca ancora un quarto d'ora, dai. Un gol di chiesa servirebbe, Nanolanto, un gol di chiesa, dai. Allora, vediamo, perché io ho comunque le altre due storie principali che non ho seguite, che sono queste e queste, queste due qua. Una nella voragine e una è Naida, Sumeru. Per fare questa, purtroppo devo fare questo. Per fare questo devo fare la missione di... Quindi è tutto collegato. È tipo per fare l'albero ci vuole il seme. Era stato fortunato. Moriranno tutti, secondo me. Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes. The Shogun does not make mistakes. Eccola lì, che esatteggia. I have much to contemplate in the days to come. Sì, George, esattamente. I think I'll leave that to the Shogun, as I said. But I've made up my mind. Ok. This has certainly been a... Absolutely. You sorted out the Tenryo Commission and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. Ma quindi resterà in questa forma? La prossima volta ti porteremo un souvenir. La prossima volta ti porteremo dei ciondoli carini. No, ciondoli carini. Esagerare, i souvenir poi complicati. Oh, ma questa come la chiami? Ehi, ciao, ehi. Ah. Allora, andiamo da amico di nuovo. Divino il mio personaggio preferito, uno di Nanemo Boy. Non ne ho idea, Giorgio, non ne ho idea. Anche perché non mi sono mai soffermato nemmeno, cioè, anche se lo conosco non saprei il nome. E anche se mi dici il nome, probabilmente non lo collegherò a una faccia. Ah, giustamente lo stai nominando da quando sei arrivato. Ok, sì, ci poteva arrivare, giustamente. Tu la Shogun, vi divertite a stuzzicarvi. Ok. To be honest. Yeah, it seems like she's not gonna force everything to stay the same. To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. Principi celesti. Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to... Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from... Figlio adottivo di Naida. What? A stento mi ricordo chi è Naida. Because she is a god. Ma prima o poi... Ok, questo è fatto quindi. Giusto?
non esageriamo. Ciao Paco, grazie per essere passato, per essere rimasto. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Quindi dovevamo fare altra missione storia. Sto free to play. Se riesci. Aspetti solo le sue chiamate. E via. Ah, quindi lo posso fare adesso? No, non ho le chiavi. Le chiavi della storia, come si... Completa 8 incarichi e il giornale riceve una chiave. Ma scusa, non ho 4... Non mi trovo. 4-8. Ah, perché sono gli incarichi giornalieri, ok. Per una chiave, basta una, vero? Facciamo certo incarichi giornalieri. Vedi, per fare l'albero ci vuole il seme. Sempre queste cose qua. Sempre queste cose qua. Basta una chiave, vero, per sbloccare quella storia? Incarico accettato. No, non è vero, non ho accettato niente io. Ma già è distrutto, amici. Ma che bruttissime persone. Magar terrorizzato. Con calma, con calma. Ok, non ti preoccupare. E non ho un personaggio preferito, onestamente, Giorgio. Mi trovo a giocare molto bene con lei, Cookie, ma... Ripeto, non mi sono manco messo a capire come si chiamano i personaggi. Asse robusta, e allora... E allora tutto... Ti pare io. Non ci sono altri? Che brutta persona quello laggiù in fondo. Oh, vengo anche da dentro e qua. Se ve acqua muore, vero? Oh, non mi ricordo quando giochiamo. Un paio di mesi mi sa che siamo, che abbiamo iniziato. Sì, sì, sì. Vi ricordate voi quando, da quando abbiamo iniziato? Tris, Pimpi. È stato un paio, 2-3 mesi quasi sicuramente. Non mi ricordo la versione che era, Giorgio. Devo ancora proteggere. Ah no, devo trovare la corda, giustamente. La corda. Non mi ricordo il primo personaggio che era... nei banner. Questo stavo cercando di ricordarmi, Giorgio. Non mi ricordo chi c'era nel banner.
Calcolo che però io ho fatto semplicemente la storia principale, non faccio nemmeno tutti i giorni le missioni principali, e i domini quasi mai, quindi figure. Solo per andare avanti nella storia principale. Perché ho sempre detto, beh, finisco prima la trama principale, poi con calma mi faccio tutte le cose che mi servono. E in realtà... No, mi sembra di no, Giorgio. Questi mi sembra di no. 2 aprile. Sei andato a vedere quando è iniziato, quindi. Tu l'hai visto su Telegram? Giusto perché per curiosità a me. Ma devo buttare a terra le torri, vero? Quindi posso pure lasciarli là, questi stronzi che combattono. Naida, sì, forse era quando c'era Naida. Se non erro. Ma che cattiveria, ma che cattiveria. Cioè, sono una bambina. Che brutte persone. Che brutte, sì, ora mi è venuto in mente quando c'era Naida. Il bunny di Naida, ho iniziato. Da quando stai giocando invece, Giorgio? effettivamente è così, Non è colpa mia se queste sono le brutte persone. Sono una bambina. Mi picchia. No, non farti di nuovo sto scudo. Dai, che stai morendo. No, per te avrei detto persone anziane, quindi non mi sto riferendo a te, va tranquillo. Ma a questi qua che attaccano una piccola indifesa bambina. Ecco, vedi? Vedi? Volevi. Ma sicuro lo denuncio. Appena trovo una caserma dei carabinieri o della polizia. Ma sicuro. Non è possibile che queste persone siano in libertà tranquilli. Che non ha preso nulla. L'anno volante è iniziato quando è iniziato il gioco. Poi si è fermato. Almeno dice, però è scarso, quindi non è che ci credi molto. Ok, andiamo al prossimo. Vuoi sapere troppo, Pimpi? Stai facendo troppe domande, secondo me, Ha segnato Federico Chiesa sul serio? Però Pinamonti 3-2. Giusto, giusto così. Grande Chiesa, grandissimo. Sì, saranno
Forse anche più di 3 anni. Eccola che inizialmente ogni regione mi pare una volta l'anno aggiungere una regione. Sono 4 regioni, quindi. Il male si diffonde. Ma quindi se faccio 2, questo lo spengo. No, era. Ok, dovremmo avercela fatta, vero? Spero che una basti. Noi andiamo avanti. Ok. Torniamo indietro. Tra 5 giorni arriva a 3 anni. Ok. Vai. Ora sono? No, beh. Possiamo fare un altro po', dai. No, vediamo fin quando ci arrivo, poi tra poco cambiamo gioco. No, fa un po' di horror. Horror mo. So many things have happened since then. Come batter di ciglia. Infatti cosa? Tu l'hai fatta questa? Questa qua. Aggressore inaspettato. Quanta violenza, quanta violenza. Poi si incazzano quando li uccidi. Vabbè. Meno male che ti sei autocolpito. Ah, infatti. Concordo. Troppa violenza in questo mondo infame. Ma sta. Cavolo, che la lancia sempre troppo lontana. Ti pareva. Sì, chi sei? Che vuoi? Devo averti scambiato per qualcun altro. Giustamente, perché le storie queste dei Nemo Boys sono obbligo. No, non ho mai incontrato un tizio. Brandisce una spada proprio come te. Pare possegga anche una visione di Nemo.
That's none of your business. Non c'ho la visione di Anemo, amico. C'ho Hydra, ora. Anche se fosse. Anche se non ho la visione. Che li amo. Villager, sì. Si capiva, Giorgia, si capiva. Anche senza specificarlo. Non potrei essere più da ottima intuizione. No, ma gli devo dare ragione, sul serio? No, non voglio dargli ragione. Ma va. Non potrei essere più d'accordo, sembra quello. Meno peggio. E comunque è scappato il tipo, eh. Faceva tanto il figo, ma alla fine è scappato. Il personaggio preferito di Ante e Paimon. Certo, alla brace è perfetto. Oppure al massimo nel forno con le patate. Ancora meglio. Ancora meglio. Vediamo dov'è mo. Qua sta tornando di brutto. Da voi com'è il tempo? Ancora non piove, per carità. Però sta almeno tuonando da far schifo qua. Fate vedere Kazuya. Sei in crisi d'astinenza, Giorgio. Per Kazuya too, eh? Guess he must have done something impressive after. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into... If it's because of that battle... Ciao! Amico, ciao! ...had a great run there, too, but I don't see her get... Kazuya keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. È grandinato alle 15:30. Di dove sei, Giorgio? I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. 4-2 del Sassuolo. Is it really as big a deal? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. He was called away earlier. Pure a Milano, dice Grandinato. Infatti la partita del Milan hanno spostata di mezz'ora, tipo. Ecco, provincia di Bergamo, ok. Dai, che ce la possiamo fare, dai. Ci sta facendo già tutto il mondo. Eh sì, la partita del Milan l'hanno spostata perché stava piovendo, addirittura è caduta grandine all'improvviso, l'hanno spostata di mezz'ora, giusto giusto per farmi tornare a casa. È la mia stessa esplorazione di Inazuma. Che senso? Perché non ho, io non l'ho già da tutta. Ho già da quasi tutta in realtà. Mancano sta zona qua. Perché di solito sblocco tutto. Infatti è solo Fontaine che non l'ho fatto più. Ma perché non... Un zoom meno di questo, no? Infatti manca ancora sta parte di Fontaine. A sbloccare sblocco tutto. Poi mi sono fatto solo la missione principale. O dove mi manda. Perché mi sto confondendo? Oh, ma qua c'è un baule. Sì, bastardi, dove l'hanno nascosto? Ah, tu dici proprio come percentuale di esplorazione. Ok, sì, sì. Sì, perché tanto alla fine non l'ho proprio girato. Devo mettere un po' a girarla pure offline, però non riesco, quindi la faccio quasi sempre in diretta. Genshin, praticamente gioco solo in diretta. Ma lo dovrei fare. Eccolo qua. Vedi, così Giorgio è contento. 4-2 è finito. Tra poco arriverà la nuova volante.
Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Ma comunque è nano, giusto per dire. Kaidahara here to extend a gesture. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolve. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already... Non ricordo. There was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara, but there came a time when some of these bladesmiths... Però devi fare la scelta, Giorgio, non è che tutti, uno vale l'altro, dovresti fare una scelta almeno. Considering Mr. Kaidahara has, in the interest of preventing further harassment of the blades... This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without... I can assure you that nothing could be further from the truth. Tutti gli anemi sono bassi. Xiao è un meme per la sua altezza, addirittura. Non so chi sia. Prima o poi imparerò anche i nomi dei personaggi. Ma una scelta. E dovresti per regola, non è che... Non è che vai a branchi. Well, to some, the Musono Hitotachi is something that can never... Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition... What? But that doesn't make sense. Using a delusion... Cioè, ma noi abbiamo sconfitto tutto sto macello con le illusioni. Perché ora sono riuscite le illusioni? That is correct. However... This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable, but perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me... This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual... Tanto pericoloso, mica, cioè, è scappato. Hai fratelli? This puzzles me as much. Non ha fratelli. Were taught to me by my family. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara. Those forms are quite different. All the more reason to watch your back. Tanto non ci ha detto manco il nome. Che non l'avrei cioè non l'avrei ricordato sicuramente, ma I will send some men out. Thank you. I must say I am now very cioè hai fatto che ha fratelli. I will first join the trap. Very well. Please stay safe. Poi iniziano ad essere più di due. Come on. Let's go and track. Non va più a coppia poi. Non andresti più a coppia. Allora, ci abbiamo una missione? Usciamo? La coppia di 5, bene. Vedo che sei abbastanza messa bene a matematica. Direi. Dove stanno quelle missioni? Perché non vedo la missione? Ecco perché. Ovviamente. Vabbè ragazzi, allora ci fermiamo qui. Non è possibile che ogni missione ci deve fare qualche altra cosa. Non è possibile, non è possibile. Vediamo sti tipi che dice Giorgio. Oh, 20. No, 20. L'abbiamo visto all'inizio. Ok. Ah, questo è. Mai visto. Mica l'abbiamo incontrato sto tipo. S
sono altri di qua. Ma tutte ste storie, ma sul serio tutte ste storie? Boh. L'archivio personaggi, dov'è l'archivio personaggi? Partiamo da questo. I miei personaggi? Sì, capisco Umbe che è infinito, per carità, però mi mettono, cioè, ste storie non ti danno nulla. Cioè, non approfondiscono nemmeno le cose della storia principale. Cioè, proprio boh. Comunque sa che inizio settimana prossima iniziamo Cyberpunk. Umbe. Con la 2.0 e forse pure il DLC, non so. Mo vedo. E là sì che ci mettiamo un sacco di tempo per finire quel gioco. Allora, dobbiamo andare nel coso di Paimon. Questa. Poi vado personaggio, archivio personaggio, che ho visto. Che cavolo c'ha in mano questo tizio? Chi dovevo cercare? Eh sì, però Umbe, mi sa che per fare il DLC devo comunque arrivare a una certa missione, una specifica missione. Quindi volendolo lo possiamo pure iniziare su fine settimana, non so, domani, dopodomani. Poi quando esce il DLC, scarico il DLC e quando ci arriviamo, ci arriviamo. Vagabondo, ma vagabondo è quello che vola, vero? Che si alza volando. È figo solo per quello. Cioè, lo prenderei anche solo per quello. No, le chiamate aspettiamo il prossimo banner. Che tra l'altro quando esce il prossimo banner? Fra 3-4 giorni. Stavo cercando l'altro tipo. Diceva Giorgio, ma non lo vedo. Ah, questo l'abbiamo visto a Sumeru, vero? Se non mi sbaglio. Ah, perché molti ci ha scritto prima questo e poi Kazuya, per esempio. Quindi anche lei, Giorgio, giusto? Se Anemo. Questo? Questo manco lo ricordo. Cioè. Che cavolo di personaggi. Che cavolo di personaggi. Mi sa che però l'abbiamo visti tutti. Cioè, quando li vedo, poi mi viene in mente dove. Vabbè, questo è l'inizio proprio. Mi sa che l'abbiamo visti tutti. Mi sa. Allora, effettivamente l'abbiamo. No. Non so chi sia Cinzio. Io ne ho pochissimi di personaggi, tra cui mi sa pochi pure alzati.
Questi sono. Proviamo da un po' che non facciamo chiamate, vero? Lei, no. O solo lei con la X. Ma da un po' che non facciamo chiamate, non so quanti ne ho. Mangi, donna, brutta persona, pimpi, non si mangia. Mi sembra... infatti fra 2 giorni e 19 ore, fra 3 giorni facciamo il banner nuovo, facciamo le chiamate. Che ne ho un po'. Sì, l'ultima chiamata che ho fatto con Klee. E mi ha dato il primo 5 stelle che mi ha dato lei. Poi nei mesi dell'estate praticamente non abbiamo proprio giocato, quindi non ho fatto chiamate. Qua non mi convinceva lui. Poi ho detto vabbè, mo accumuliamo un altro po', magari col prossimo li facciamo tutte e ciao. Sono povera senza l'assicurato e mi serve UTA. Vabbè ragazzi, continuiamo la prossima volta ad andare avanti con queste missioni principali qua. Cioè, quindi alla fine abbiamo finito la storia di Fontaine, è finita. Sono rimasto solo queste due. Che brutta cosa. Vabbè, ragazzi, vi ricordo come sempre, per chi sta guardando questo video su YouTube in differita, molta differita, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 18 in poi. Ci trovate sempre qui su Twitch. Venite a trovarci, che più siamo, meglio.